Ciao a tutti, buongiorno da Donna, come state? Evolution Guys, buongiorno a tutti, via via vediamo quanti siamo online, tra 5 minuti cominciamo la nostra lezione consueta del Pilates del sabato alle 11, ok? Stamani andiamo un po' più sulla mobilità, ok? Siccome è un elemento assolutamente da non trascurare, la forza e la mobilità devono sempre convivere insieme, prescindendo dalla disciplina. Noi stamani li facciamo convivere insieme nel Pilates, ok? Via via vediamo quanti siamo in collegamento e poi si parte. Quello ci serve stamani, nella sua lettura più basic, come sempre comunque nel Pilates. Tappetino, usci la mano, ok, l'acqua da bere, e niente altro. Buongiorno a tutti. Quindi palinsesto di oggi, stamani alle 11, quindi tra 4-5 minuti Pilates. Stasera alle 18, cosa di più intenso con Nilu e Federica, quindi quelle discipline un pochino più strong, ok, più alto impatto. Quindi per oggi, per il sabato abbiamo tutto che ci serve. Mattina Pilates tranquillo, ci si ricarica e oggi pomeriggio a bombazza. Cose un pochino più cariche. Allora, per chi si connettesse adesso, poi fatemi sapere se sentite l'audio. Ieri ci doveva essere stato un problema di audio all'inizio, spero non si verifichi, dovrebbe essere tutto a posto. Abbiamo ancora 3-4 minuti e cominciamo. Via via, vediamo quanti siamo in collegamento. Pilates di stamani è più a tendenza di mobilità che di forza, ok? Quindi una intensità diversa, più sulle ampiezze di movimento, okay? Quindi prenderemo anche degli esercizi e Pilates in cui viene, si va a predilige da questo tipo di qualità, di caratteristica. Ok? State bene? Bella giornata oggi. Sarebbe più bello stare fuori, però al momento dobbiamo stare in casa, quindi godiamocela lo stesso, ok? Cerchiamo di creare questa relazione tra, diciamo, il dentro e il fuori, sia a livello, diciamo, ambientali e a livello personale. Quindi l'importante è sempre prendersi cura di se stessi, facendolo nel modo migliore possibile. Insieme lo stiamo facendo alla grande, mi sembra. Allora, ricapitolando che tra un paio di minuti si comincia, quello che vi serve, tappetino, un asciugamano, magari per la testa se serve a volte, acqua da bere. Paio di minuti al massimo, cominciamo, ok? La routine di warm up, di riscaldamento, la cominciamo in piedi, ok? Brevemente, poi veniamo a terra, facciamo una seconda parte di routine di riscaldamento a terra e poi cominciamo la progressione degli esercizi. Ancora una volta, siamo più sull'aspetto della mobilità articolare e globale che non della forza puramente espressa, ok?
Allora, useremo il concetto, diciamo, l'aspetto della progressione, anche degli esercizi che caratterizzano mobilità e anche un po' la flessibilità, ok? Graduali, in modo tale ci si riscaldi progressivamente e non si faccia tutto in maniera brusca, ok? 1 minuto e cominciamo, ok? Fate sì col capo, sì. Tra 1 minuto si viene in piedi e cominciamo, un po' di mobilità. Warm up, risveglio articolare, muscolare e poi via tutti gli esercizi. Diciamo un po' meno addominali rispetto all'altra volta, ok? Tanto avremo modo di anche riprendere altri aspetti della tecnica, della disciplina. Insieme col Pilates ci rivedremo qui su Evolution mercoledì alle 11, ok? Io direi che possiamo cominciare. Allora, quindi che cosa fai? Vieni in piedi e cominciamo tutta la routine di riscaldamento, ok? Sal. Allora, molto semplicemente, una volta che sei in piedi, comincerai a sollevare e abbassare i talloni, ok? Lentamente. Vai. Sollevo e abbasso i talloni. Prendo l'aria, fuori aria. Prendo l'aria e fuori. Inspiro. Prendo l'aria, fuori aria. Inspiro, espiro. Continua. Sollevo e abbasso i talloni. Sei in piedi. Inspiro, sollevo i talloni. Espiro, abbasso i talloni. Prendo l'aria dal naso, fuori aria dalla bocca. Ok? Qualche altro istante. Entro e fuori. Ancora due. Inspiro, espiro. Un altro. Perfetto. Bene, adesso guarda me. Prendo aria. Fuori aria. La schiena è sempre dritta. Piego le gambe, mando il bacino all'indietro e fuori aria, torno. Prendo aria. Fuori aria. Attiva i glutei quando torni su. Ok? Prendo aria. Strizzo i glutei su, ancora 2 volte, prendo aria, fuori aria, strizzo i glutei, un altro, prendo aria, fuori aria, sollevo le braccia, inspiro, espiro giù, 3 volte ancora, inspiro, espiro, ancora due, prendo aria, fuori aria, uno ancora. Fuori aria. Ok, adesso srotolo la colonna dall'alto, una vertebra dopo l'altra. E ritorno su dalla parte bassa. 3 volte ancora. Srotola la colonna. E sali. Se hai bisogno, piega le gambe, se no tieni le distese. 2 volte ancora. Uno ancora. Fai dei movimenti circolari con le braccia, progressivi, parti da un'ampiezza ridotta, aumentandola via via, ok? Respira fluidamente, progressivamente aumenta l'ampiezza dei movimenti, ok?
Sempre più ampi i movimenti, sempre più ampi. Sempre di più. Sei in piedi, ok? Sei in piedi. Massima ampiezza di movimento. Prendo l'aria, fuori aria. Due ancora. Uno ancora. Ok. Allora, chiudiamo questa parte di warm up in piedi. Guarda. Prendo aria lungo la colonna, fuori aria, rotondo, spingo con l'ombelico. Inspiro, espiro. Inspiro, espiro. Ancora, inspiro, espiro. Ancora due, inspiro, espiro. Ancora uno, inspiro, espiro. E vengo su, ok? Allora, ragazzi, continuiamo la parte iniziale del warm up a terra. Perfetto, allora faccio vedere cosa farai. Ci metteremo a terra, braccia aperte, gambe piegate. Guarda che cosa farai. Allora, gambe piegate, braccia larghe, il braccio destro disegna un cerchio a terra, la mano sta sempre a terra e si solleva solo e soltanto quando non riesco più a mantenerla a terra, quando trovo qualcosa, tipo le gambe, ok? Qualche secondo, muovo, pronti? Via! Un altro ancora, muovo, mi fermo e adesso tutto dall'altra parte, ok? Vai! Oscillo un po' con le gambe. Muovo, faccio questo cerchio più ampio che posso. Quando trovo il braccio, l'altro, le gambe, sollevo la mano da terra. Sono cerco di lasciarla sempre aderente a terra. Ancora uno. E mi fermo. Ok? Bene, adesso lascia le braccia aperte a terra. Le gambe sono piegate, i piedi sono a terra. Adesso manda le gambe e il bacino a sinistra e a destra un po' di volte, ok? Tieni le spalle ben aperte, le braccia ben distese, non troppo all'indietro le braccia, più o meno a questa altezza rispetto alle spalle, ok? Le gambe vanno a sinistra e a destra, spalle ben aperte a terra, muovi da una parte, dall'altra. Da una parte, dall'altra, ancora due, ancora uno, perfetto, ok, allora giriamoci, chiudiamo la parte di attivazione e poi cominciamo a lavorare. Adesso quadrupedia e cerchiamo di amplificare al massimo i movimenti che abbiamo fatto prima in piedi con le mani sulle ginocchia. Ovvero sulla quadrupedia, inspiro, espiro, ok? Prendo l'aria in arco, guardo avanti, fuori aria rotondo, guardo a terra, spingo l'ombelico verso l'alto, inspiro, espiro, inspiro,
inspiro. Ancora, inspiro. Espiro. Ancora due. Inspiro. Espiro. Ancora uno. Inspiro. Espiro. Perfetto. Chiudiamo. L'ultimo. Adesso col bacino facciamo dei movimenti circolari. Ok, il bacino fa questi movimenti. Scegli una direzione e mantienila. Ok? Vai, giro. 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 Massima ampiezza. Stop. Cambia direzione. Ok, ancora uno. Benissimo, ok. Allora, veniamo a sedere e cominciamo tutta la sequenza, ok? Estremamente semplice. Allora, la prima sequenza di attivazione sulla mobilità che mi farai, metterai insieme spine stretch forward, side back stretch e riparto, ok? È estremamente semplice. Allora, se hai difficoltà all'inizio a tenere le gambe distese e separate, se questo va a inficiare la tua postura, tieni le gambe piegate, piedi uniti, ok? Sui movimenti side bend cerca di non muovere il bacino, rilassa la testa, braccio ben teso, cerca la tua massima ampiezza di movimento, ok? Quindi spine stretch forward, side bend stretch da una parte e dall'altra e riparto, ok? Ci siamo? Cerchiamo la gradualità. Pronti? Prendo aria. Fuori aria, srotolo la colonna dall'alto. Dove riesco ad arrivare? E ritorno su, lentamente. Side bend stretch. Braccio sinistro, flat il tronco, chiappa destra a terra lungo. Uno. Insisti col bacino a terra. Ritorno. Cambio. Ok. Spine stretch di nuovo. Via. Ritorno su. Ricorda se hai bisogno piedi uniti. Ok? Di nuovo allungo. All'altra parte. Insisti bene, poni il bacino. Ancora avanti. Srotolo, se ho bisogno cammino, faccio ragnetto con le dita. Ritorno su lentamente. Ok? Allungo. Ok, insisti bene con il bacino. L'ultimo, spine stretch, side bend stretch. Vai, avanti, avanti, srotolo la colonna. Ritorno su progressivamente. Bacino, stabile. Allungo. Quest'altro lato. Stabile. Ok, perfetto. Bene, allora, mermaid, stretch statico. Porta questa gamba in questa posizione, l'altra davanti, ok? Se hai difficoltà a tenere troppo vicine, apri un po'. Cerca la posizione ideale, cerca la lunghezza della colonna, ruota in questa direzione, mettendo questa mano sul ginocchio e allunga. Resta, colonna dritta. 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, turno,
cambio dall'altra parte. Bene, trovo la posizione idonea delle gambe, vicino più larga, trovo la tua, colonna dritta, giro a lungo sulla colonna. Quattro, tre, due, uno, perfetto, ok. Allora, poi via via le metteremo insieme queste cose, ok? Adesso devi tornare a terra e mi vai a lavorare su one leg circle, ok? Quindi saremo schiena a terra, braccia larghe più o meno in questa posizione, una gamba va al soffitto, l'altra rimane a terra. Se riesci la gamba di terra distendila. Useremo un po' la cooperazione tra gamba che spinge a terra e gluteo, quello della gamba di terra, mentre la gamba fa il giro al soffitto, ok? Cominciamo 6 ripetizioni da una parte e 6 dall'altra, quindi apri gli occhi. Ok? Testa a terra. Gamba destra su per prima. Stendo la gamba sinistra a terra, ginocchia rilassate, verso l'esterno, 6 volte, via, 1, spalle aperte, 2, la gamba di terra è attiva e stabilizza, ok? 3, 4, ancora 2, ancora 1, ok, cambiamo, pronti, e vado, e 1, che mi attiva la gamba di terra per stabilizzare, e 2, spalle aperte, e 3, e 4, ampio il movimento, e ancora 2, e ancora 1, perfetto, ok, ginocchio a coraccio con le mani un attimo. Bene, piedi a terra. Allora, facciamo una cosetta. Mettiamo insieme spine stretch, side bend stretch, spine stretch, mermaid side stretch. Veniamo a terra, one leg circle. Ok? È semplicissimo, estremamente semplice. Facciamo insieme la transizione, quella che ci porta a terra, può essere un classico roll down oppure una soluzione diversa, quindi muovo sul fianco e vengo giù, anche in relazione a quella che è la tua sensazione, la tua mobilità di stamani o in generale, ok? Andiamo insieme. Allora, ricominciamo, spine stretch, side stretch, spine stretch, mermaid, poi scendiamo, one leg circle, ok? Quindi li mettiamo insieme. Pronti? Prendo aria, fuori aria, srotolo la colonna lentamente, dove riesco ad arrivare, mi aiuto con le mani se ho bisogno. E ritorno su. Ok, side bend stretch, bacino stabile, dall'altra parte, side bend stretch, bacino stabile, ok, spine stretch forward, un altro, giù. Ritorno su. Mermaid.
allungo, giro, 4, 3, 2, 1, cambio, allungo, giro, 4, 3, 2, 1, ok, veniamo a terra, roll down o soluzione alternativa? Mobilizzo la colonna. Siamo a terra, braccia un po' allargate come prima, one leg circle, 4 da una parte, 4 dall'altra, pronti, spalle aperte, gamba sinistra a terra, attiva e vado, e 1, verso l'esterno la gamba, fuori aria, 2, ancora 2, attiva la gamba di terra, 1, cambiamo, ok, vai, e 4, spalle aperte, gamba di terra attiva, e 3, e 2, e 1, ok, bene, ginocchia a torace. Perfetto. Allora, sempre estremamente semplice stamani, volutamente estremamente semplice, ok? Adesso shoulder bridge. Come lo facciamo? Lo facciamo, siccome siamo nel contesto della mobilità, mobilità e anche flessibilità, bacino sale su e poi porto giù una vertebra dopo l'altra. Quindi non faccio solo tipo scatto, bacino su e giù. Quindi non è solo sulle anche, ma è anche e soprattutto sulla colonna. Ok? Quattro volte per ora. Dopo ci metteremo la modifica anche qua. Bene? Braccia un po' allargate. Gambe parallele fra loro, attivo bene i piedi. Braccia attive su col bacino. Prendo l'aria. E giù una vertebra dopo l'altra, dall'alto, lentamente. Srotola, snocciola tutte le vertebre. La testa a terra sulla nuca, ok? Bacino, stacco il coccige per ultimi, ancora tre volte, su. E srotolo lentamente. Ok? Due ancora, su col bacino, tac, e giù le vertebre, una dopo l'altra. Bene, uno ancora, braccio attive su col bacino, prendo aria, fuori aria, giù le vertebre, una dopo l'altra, lentamente. Ok, perfetto. Allora, ci siamo? Allora, sempre schiena a terra, resta. Allora, andiamo avanti sulla mobilità. Questa volta mi lavori sulle spalle, esattamente come hai fatto all'inizio nel riscaldamento, ok? Quindi eravamo schiena a terra, gambe piegate, ok? E faccio un giro ampio ampio, prima con un braccio e poi con l'altro. Quindi giro, mando le gambe nella direzione del braccio, mi gira. Ok, ancora due, bello ampio, ancora uno, bello ampio, ok, adesso con l'altro braccio, le gambe seguono un pochino come un ago della bilancia, si muove la direzione del braccio, vai, cambio. La testa anche oscilla insieme, ok? Ancora due.
Ancora uno. Ok, e ferma. Allora, torniamo a sedere adesso, ok? E anche qui ho un movimento, diciamo, diverso da Pilates, quindi posso venire su un fianco e venire su, oppure utilizzo una tecnica di roll up, ok? Quindi a seconda anche dal tuo livello di confidenza, preparazione e anche quella della sensazione che hai stamani a quest'ora, ok? Salgo su. Perfetto. Allora, mettiamo insieme tutti questi esercizi, facciamo una variazione a terra. Adesso ti faccio vedere. Mi andrai a mettere insieme shoulder bridge col movimento del braccio. Guardami. Allora, il braccio non fa un cerchio completo, fa un semicerchio, ok? Su col bacino, semicerchio, riporto il braccio al punto di partenza e riabbasso il bacino, ok? Vertebra a vertebra, e idem dall'altra parte, ok? Quindi questa è la variante a terra che viene dopo il one leg circle. Quindi rimettiamo tutto insieme e facciamo, applichiamo anche una modifica al mermaid, che prima era semplicemente statico, lo rendiamo un po' più dinamico. Vi faccio vedere, così rimettiamo tutto insieme, facciamo un patchwork di movimenti. Guarda, mermaid era così prima, ok? Adesso diventa questo. Allungo, ritorno, su, ok? E cambio. Quindi la sua durata, quindi dove prima era statico, prima ruoto, non metto il mano sul ginocchio ma allungo il braccio, apro la spalla e guardo davanti la direzione di rotazione. Ritorno, appoggio, mi aiuto col braccio a terra, vengo su, spingo in avanti il bacino, porto sul braccio. Usiamo sempre i massimi range, quindi le ampiezze massime di movimento. Da una parte e dall'altra, ok? Poi veniamo a terra, one leg circle, uguale, shoulder bridge e il cerchio col braccio, ok? Poi ci fermiamo di un attimo e andiamo sulla parte successiva, ok? Allora, ripartiamo. Ricorda, se hai bisogno, piedi uniti, se no gambe separate. Cerca bene la lunghezza della colonna, cerca l'appoggio sugli ischi. Ci siamo? Spine stretch forward, pronti? 3, 2, 1, vai, giù, avanti. Ritorno su lentamente. Side bend stretch. Bacino mobile. Side bend stretch. Spine stretch forward. Vertebra a vertebra, mani si servono. Ritorno su progressivamente, fluido, dai gradualità al movimento. Mermaid, la variazione. Ok? Colonna, giro. 4, 3, 2, 1. La seconda variazione. Spingo il bacino avanti. 3, 2, 1. Torno. Ok? Mermaid, cambio. Ruoto, su, 5, 4, 3, 2, 1, torno, bacino avanti, su col braccio, 4, 3, 2, 1, ok, perfetto. Ragazzi, roll down, comunque scendiamo a terra. Ognuno di voi scelga la variante tra quelle due che ti ho dato. Wallet circle, 4 per lato. Pronti? Verso l'esterno, via. E 1.
E due, la gamba di terra stabile, le braccia non troppo all'indietro. E tre. E quattro. Cambio. Verso l'esterno, più quattro. Via. E quattro. E tre. E due. E uno, ok, bene, a terra, shoulder bridge, pronti con la variante, su col bacino, giro, semicerchio, ritorno, giù le vertebre una dopo l'altra, ok, dall'altra parte adesso, su, semicerchio, spingi forte con i talloni, attiva i glutei. Torno giù le vertebre. Ancora due, uno per lato, su, attiva bene. Giù, una vertebra alla volta, ok? L'ultimo, su, attiva bene, spingi bene le piedi, attiva i glutei. Ritorno e giù. Ragazzi, si torna su, ok? Da un lato roll up, pronti? Ok, perfetto. Allora, e fin qui ci siamo. Bene? Allora, adesso spine twist. Siamo a sedere, spine twist. Adotta qui la postura delle gambe migliore per te. Piedi uniti o gambe separate, ok? Mi raccomando, tutta la parte inferiore tienila stabile, immobile. Premi bene col bacino, premi bene i piedi, devi ruotare solo il tronco, ok? E soprattutto non anteporre le spalle. Ok? Cominciamo con 6, poi applicheremo una variante anche allo spine twist, ok? Pronti? Soffio via l'aria. Inspiro, vado. Uno. Espiro, ritorno. Inspiro, vado. Espiro, ritorno. Inspiro, vado. Espiro, ritorno. Prendo aria, vado. Fuori aria, ritorno. Bene, stabili, ancora due. Inspiro. Espiro. Ancora uno, inspiro, espiro e abbasso, perfetto. Allora, mettiamoci una parte di mobilità che comunque ha bisogno di un po' di aiuto per quello che riguarda l'aspetto muscolare, quindi un po' più sulla forza. Ok? Allora, quando siamo tornati al centro, mi vai a prendere le gambe. A prendere le caviglie, quindi richiudi i piedi, sollevi, ok? Un movimento, roll back, ritorno, un'estensione delle gambe, chiudo, roll back, arrotondo, ritorno, un'estensione delle gambe e riappoggio. Allora, le varianti, se hai difficoltà a stendere tutte e due le gambe e vuoi comunque mantenere il lavoro su tutte e due le gambe, attenzione al range, l'ampiezza del movimento, non estendere troppo, perderesti la postura, perderesti l'equilibrio, perderesti un sacco di cose. Diversamente, se vuoi massimizzare l'estensione di un arto piuttosto che un altro, nessun problema. Essendo un mini blocco di 4 ripetizioni, la prima volta puoi stendere una gamba. Quindi. E la seconda volta puoi stendere l'altra, ok? Cerca comunque di farlo mantenendo bene l'equilibrio tra le parti, la stabilità sul bacino, il controllo del movimento, ok? Senza fare movimenti bruschi. E se pensi di aver superato quella che è la tua ampiezza attuale, ferma, ok? Proviamolo. Allora,
Guarda, arrotondo, scendo, inspiro, ritorno, stendo le gambe o la gamba, ok? Proviamolo. Caviglie, oppure un po' più al centro, dipende anche dalla lunghezza delle tue leve. Non buttare le spalle in avanti, prendo le caviglie. Sollevo. Pronti? Metto sul collo arrotondo, vado, uno, ritorno, o gamba destra o tutte e due le gambe. Unisco. Ancora, vado, due, ritorno, gamba sinistra o tutte e due, piedi a terra, ok? Lo riproviamo, poi lo rimettiamo insieme con lo spine twist. Ridurremo lo spine twist a 4 ripetizioni e poi questo. Lo spine twist però è ancora suscettibile di modifiche. Non sulle ripetizioni, ma su quello che succederà. Proveremo a farlo diventare un esercizio di solo, ok? Quindi attenzione lì alla caratteristica. Allora, quindi rifacciamo intanto questo, poi li mettiamo insieme, ok? Caviglie. Sollevo. Pronti, arrotondo la colonna, vado. Uno, fuori aria. Inspiro, ritorno lungo, gambe o gamba, spalle basse, uno ancora, vado, ritorno, gamba sinistra o gambe, e giù, perfetto, ok. Allora, mermaid di allungamento, spingi bene avanti l'anca destra. 2, 1, dall'altra parte. Spingi. Ok. Allora, mettiamo insieme. Spine twist 4, rocker ed estensione gambe. Sempre 4 come prima. Ok? O così scegli la tua versione migliore. Non chiuderti, allunga bene, ok? Quindi, non questo, ma lunghezza, la fisiologia, la colonna è in fisiologia. Nelle sue rapporti, nelle sue curve, come naturalmente sono organizzate, ok? Pronti? 4, soffio via l'aria, e inspiro, vado, e 1, e ritorno. Pianta bene, le chiappe a terra, 2, ritorno, ancora 2, inspiro, espiro, lunga la colonna, inspiro, espiro, ci sei rocker? 4, prendo le caviglie, sollevo, vado, gamba destra o gambe, ok, un altro, vado, gamba sinistra o tutte e due le gambe, giù, bene, apro le anche mermaid, 3, 2, 1, cambio, che metteremo per questa routine, poi rimettiamo tutto insieme, ok? E lo tiriamo fino alla fine, facciamo una sequenza che abbiamo spezzettato e poi rimettiamo tutto insieme all'inizio. Allora, il prossimo esercizio, che non è puramente Pilates ma è spessissimo contestualizzato nella disciplina, si chiama The Scorpion Twist, ok? Allora, guarda me, saremo intanto pancia a terra, guardami, non fare, guarda adesso, ok? Te lo faccio vedere la prima angolazione, davanti. Ok? Di là.
Un'altra angolazione e poi lo facciamo insieme. Anche di qua. Ok. Prova. Mettiti pancia a terra. Braccio destro steso, sinistro tirato, piego la gamba sinistra, ruoto, guardo a sinistra, ritorno, inverto l'ordine delle braccia. Ok, ancora. Ancora. Gli ultimi due. L'ultimo. Ok, vieni insieme proprio all'indietro un bacino. E resta di un attimo. Allora, la nostra progressione di stamani è quasi completa. Mancano due pezzettini, poi li mettiamo tutti insieme. Un pezzettino lo guardiamo dopo ed è l'aggiunta di Saw allo spine twist. L'altro pezzettino riguarda la modifica, ovvero l'evoluzione, l'evolution di questo esercizio, ok? Così lo rendiamo un po' più, abbiamo una sfida, un po' più challenging, ok? Guardami bene. Ritorno al punto di partenza, cambio, su, ok, allora guardami sul fianco, ok, guarda le gambe come sono, ok, guarda di nuovo, e chiaramente lo devi fare dall'altra parte, ok, piano piano, se dovessi avere dei dubbi per qualche motivo, perché questo esercizio Scorpion Twist con la sua evoluzione non sono così semplici, o meglio, sono molto semplici, però a volte l'aspetto della coordinazione va un po' a sballare e quindi magari ci si confonde. Quindi se dovesse avere qualche dubbio, tira in barca e fai solo la versione iniziale, ok? Allora, torniamo a ritroso, lo spine twist diventa un saw. Quindi, guarda, inspiro, espiro. Inspiro, espiro, inspiro, espiro, inspiro, espiro. Allora, non importa quanto vieni avanti, cercare di rapportare tutto fra stabilità del bacino, quindi senza sollevarlo, stabilità del bacino, e reale disponibilità di flesso e rotazione della colonna, senza esagerare. Niente movimenti bruschi, morbidi. Mobilizzo anche il capo, ok? Proviamo. 4 ripetizioni, così poi lo mettiamo nella sequenza. E direi che ci siamo per farla tutta dall'inizio alla fine. Allora, ricorda se hai bisogno, piedi uniti, diventa questo. Il bacino non si muove, ok? 4 ripetizioni, braccia. Bacino stabile, pronti? Inspiro, espiro, inspiro, espiro, inspiro, espiro, inspiro, espiro, ok? Ancora 2, prendo aria, fuori aria, inspiro, espiro, un altro,
prendo aria, fuori aria, prendo aria, fuori aria e giù. Ok? Allora, ricorda bene tutti i rapporti tra l'esercizio, bacino stabile senza sollevarlo. Se tendi a sollevare il bacino per favorire l'ampiezza del movimento, riduci l'ampiezza del movimento, il bacino stabile, ok? Non si muove, non fa questo, è sempre giù. Ok? Allora, io direi ci siamo per mettere insieme tutta la sequenza, ok? Quindi, ti ricapitolo, cominceremo con spine stretch forward, side stretch, spine stretch forward, mermaid con le due varianti, l'allungamento, stendo il braccio e la salita da una parte e dall'altra. Scendiamo, ok? Una volta con un roll down, una volta a terra, one leg circle da una parte, one leg circle dall'altra. Poi la modifica dello shoulder bridge con semicerchio, ok? Bene, poi salgo su, roll up, bene. Poi abbiamo lo open leg rocker, ok? Vado, stendo tutte le gambe. Perfetto, poi abbiamo lo spine twist, ok, con saw, con questa modifica qua. Bene, poi questo ultimo esercizio, il scorpion twist con la salita, lo mettiamo alla fine, lo mettiamo come ultimo, ok? Quindi ci gireremo, saremo pancia a terra e lo andiamo a eseguire. Un passo alla volta, ok? Allora, siamo ragazzi, vieni un secondo sulle ginocchia, siedi sui palloni oppure resta su, dipende come stai sulle ginocchia, muovi un attimo le spalle. Due ancora. Uno ancora. Ok. Si parte. Spine stretch forward, tutte le volte piedi le mie gambe separate, se hai bisogno piedi uniti. Pronti? Via! E ritorno su lentamente. Bacino stabile, side bend stretch. E ritorno. Cambio, bacino stabile. Spine stretch forward. Ritorno su lentamente. Mermaid. Quattro, tre, due, uno. Quattro, tre, due, uno. Giù, cambio, quattro, tre, due, uno, salgo, quattro, tre, due, uno, ok, roll down, one leg circle, 4 più 4, all'esterno, via, 1, 2, tieni attiva la gamba a terra, 3, 4, cambio gamba, all'esterno, 4, via, e 1, e 2 e 3 e 4, ok, shoulder bridge con semicerchio, spingo bene, attivo semicerchio, torno,
giù le vertebre una dopo l'altra, ok? Dall'altra parte, salto, semicerchio, spingi bene i piedi da glutei, giù, una vertebra alla volta, due ancora, sali. Giù le vertebre, ok? L'ultimo, su. E giù. Ok, rollato, si sale. Benissimo. Allora, rocker, 4. Pronti? Via. Tutte quelle gambe sono la destra. Un altro. 3. Tutte e due le gambe sono la sinistra. E giù. Ok. Spine twist slow. Pronti? Inspiro. Espiro. Inspiro. Espiro. Cambio. Prendo aria. Fuori aria. Bacino a terra, due ancora, inspiro, espiro, inspiro, espiro, l'ultimo, prendo aria, fuori aria, fuori aria, giù, ragazzi, l'ultimo, scorpion twist, con la modifica o senza? Pronti? Giù. Dall'altra parte. Giù. Facciamone ancora due, dai. Adesso mi metto alla parte opposta. Pronti? Vai, su. Ritorno giù, a ritroso lentamente. Cambio! Su. Scendo. Gira. Mermaid, resta, spingi avanti, 5, 4, 3, 2, 1, torno giù, cambio, su, 5, 4, 3, 2, 1, ok, quadrupedia. Come hai fatto all'inizio, inspiro, espiro. Prendo aria in arco, guardo davanti. Fuori aria, rotondo, spingo l'ombelico. Tre volte ancora. Due ancora. Uno ancora. Vieni sui talloni. Spingi questo braccio contro questa gamba, ruota e guarda su. Tre, due, uno, giù, cambio. Spingi questo braccio con questa gamba, ruota e guarda su. 3, 2, 1, ritorno. Sali su lentamente.
sei in piedi. Resta in piedi, ok? Gira le spalle. Piano piano. Prendi aria. Fuori aria. Morbido il movimento. Morbido il movimento. Prendi aria. Fuori aria. Sei in piedi, eh? Ancora due. Ancora uno. Ok. Adesso spingi la mano destra contro la tempia destra. Il capo rimane dritto, il collo idem. Una lieve spinta. Tre, due, uno, giù. Sei in piedi, ricorda, sulle braccia, prendi l'aria, fuori aria giù, tre volte ancora, prendo aria, fuori aria, ancora due, inspiro, espiro, uno ancora, prendo aria, fuori aria, ragazzi, grazie mille, grazie per essere stati insieme stamani, spero che abbiate trovato piacevole questa ora insieme. Spero che vi sia piaciuto questo approccio al Pilates, un po' più morbido dal punto di vista dei movimenti, un po' meno fisico forse, o comunque meno impostato sull'aspetto della forza, ma più sulla mobilità globale, ok? Torneremo a riapprocciare, a riaffrontare questo tipo di routine, magari mettendolo insieme a quello di forza, che è una cosa di più ampio, in ogni tanto andremo comunque a variare. Insieme qui su Evolution ci vediamo per il Pilates sabato mattina alle 11 e il mercoledì mattina alle 11, ok? Mi raccomando, restiamo sintonizzati, restiamo a casa, alleniamoci, avete tutto il riserve con noi e ricordatevi stasera alle 18, prima con Nilu e poi con Federica, si pompa, ok? Ragazzi, buona giornata e buon weekend, un bacio, ciao ciao.